paragono ai tigli che vedo intorno a me, belli e puri come quella piccola pelle. La testa fra le nuvole, poesie senza regole. Buonasera a tutti, Onira, facciamo un applauso alla meravigliosa voce della nostra cantante che ha aperto questa serata la quarta selezione di Miss Aurora qui al Crudo Amarone. Quindi ringraziamo ovviamente i padroni di casa, grazie ragazzi. Quindi stavo dicendo, ci sarà questa sera la nostra Miss Aurora, ci saranno altre ragazze che passeranno ovviamente alla finale che si terrà dal 29 al 31 agosto presso la bellissima Villa Ducale di Dolo. Ma vi ricordo già che c'è un'altra data importante, la finale regionale il 16 luglio al Milano Summer Festival con appunto Miss Milano Summer Festival e un'altra bellissima serata. Siamo, io mi metto allora qui, così non impallo quasi nessuno. E iniziamo con la sfilata, la prima sfilata, la prima uscita in abito elegante. Good.
iniziamo, come vi dicevo, con la moda, in particolare con quella di Juicy Store. Questa sera Juicy Store ci presenta una collezione ispirata allo stile gotico, un'identità forte che permette alla donna che lo indossa un fascino misterioso. E allora, signore e signori, facciamo un bel applauso per la collezione di Juicy Store. Serata con la sfilata di B e C gioielli. I gioielli indossati questa sera dalle nostre modelle sono tutti ideati, disegnati e realizzati artigianalmente da Bottega d'Oro B e C gioielli. E allora fatevi coinvolgere dalle proposte di questa meravigliosa collezione di B e C gioielli. Maschietti adesso si iniziano a prendere cura del loro aspetto anche con le creme. Parliamo proprio di questo, di Sua Vitas, un'azienda trevigiana. Veri momenti di benessere e lusso alle persone, lo fa attraverso la continua ricerca di formulazioni cosmetiche esclusive e innovative. E allora questa sera vi presentano, potremmo dire, proprio una sorta di beauty routine a partire. Sua Vitas! E allora continuiamo con la nostra serata con l'uscita di Alice Abbigliamento, che ringrazio ancora per questo meraviglioso abito questa sera. Alice nel settore dell'abbigliamento dal 1995, il loro negozio a Codiverno di Vigonza è aperto da 15 anni. Facciamo un po' di shopping con Alice Abbigliamento! Thank you.
care amiche e cari amici, da una bellissima sfilata di abiti meravigliosi passiamo a quella dedicata al negozio che non veste solo noi, ma veste le nostre case. Questa sera Brame Home ci fa vedere alcuni dei loro foulard in bambù, in tencel e bambù, una linea tutta al naturale made in Italy. Questa sera ce l'abbiamo qui per la quarta selezione di Miss Aurora, Brame Home. Concludiamo con l'ultima sfilata ed è quella di Q, che è un giovane brand italiano che si affaccia nel settore borse e accessori con prodotti unici realizzati in materiali ecosostenibili di qualità. Ce le gustiamo qui su questa passerella le bellissime proposte di Q. Al momento più atteso per le nostre ragazze delle premiazioni. Allora, iniziamo con la sesta classificata, che è Miss Venezia Moto, Elisa Tasca. Benissimo, bravo Paolo, è proprio perfetta. Facciamo una bella foto adesso con Elisa Tasca, sesta classificata Miss Venezia Moto. Ed ora, quinta classificata Miss Extension Lifestyle, Giulia Ballan. Giulia Ballan, quinta classificata Miss Extension Lifestyle. Siamo adesso alla quarta classificata Miss Red Rosa, Flavia Iseni. Complimenti, Miss Red Rose, terza classificata, Miss Suki Shop, Chiara Petrin. Complimenti. Complimenti a Chiara Petrin. Continuiamo con la seconda classificata, Miss Crudo e Amarone, Beatrice Gelain. Benissimo, bravo Alessandro. Facciamo la foto. Complimenti, complimenti alla nostra Miss Crudo e Amarone, Beatrice Gelain. Gacha speciale quindi di Miss Fashion Food viene assegnata Alessia Pusineri. Complimenti Alessia. A premiare abbiamo la nostra Manola Tabacco. Ora ragazzi, creiamo un po' di suspense per la prima classificata Miss Aurora. Prima classificata Miss Aurora questa sera è Cosima Cassina. Un applauso alla nostra Miss Aurora di questa quarta selezione. Grazie.
grazie davvero a tutti, perché creare questi eventi, sebbene siamo alla quarta selezione, non è mai semplice, quindi un applauso va a Manola Tabacco. Grazie a tutti, buonanotte, alla prossima, ciao, grazie.